Salve a tutti e benvenuti ad una nuova parte del mio let's play a Pokémon Nero, la Nuzlocke Challenge. Allora, nella scorsa parte abbiamo sconfitto la capopalestra Anemone, Skyla in inglese, e adesso andremo avanti verso il Monte Vite, dovrebbe chiamarsi per arrivare a Mistralopoli e non so quanta strada ci sarà, ma spero non troppa. E cominciamo subito, abbiamo messo al primo posto Gyarados perché è di livello un po' più basso assieme a Manny. E anche Sajiko, insomma, se Roger ed Elizabeth sono di livello più alto rispetto agli altri Pokémon. Ma noi abbiamo tutto il tempo di allenare. L'ho già sconfitto questo clown? No. E adesso però vi devo fare un discorso un po' importante. Mentre vabbè, chiacchieriamo. Tynamo mi piace troppo. Tynamo ha fatto parte della mia prima squadra su Pokémon Nero nella mia avventura originale. Ma a parte questo, allora devo dirvi per favore, una cosa che non faccio mai, ma per favore, di lasciare ora il mi piace per le persone che lo seguono, perché l'altra volta ho aperto un video, il video che ho caricato, quello di Anemone la scorsa volta di Pokémon Nero, e c'erano tre non mi piace e nessun mi piace. Questa cosa sinceramente non mi va, perché so che siete in molti a vedere il let's play di Pokémon Nero, però vi prego di supportarlo, perché altrimenti potrei anche decidere di non farlo più, non per punire, non lo so, qualcosa del genere, ma perché appunto, se non interessa, già visto molto meno rispetto a piante contro zombie, non c'è bisogno di nascondercelo perché appunto ha molte meno visualizzazioni, è visibile a tutti. E poi, se poi neppure ci sono pure più non mi piace che mi piace, la storia si fa più complicata, perché a me piace portare delle cose che comunque piacciono anche a voi, non che piacciono solo a me. Quindi per favore, siccome so che siete in molti a gustare questa guida, non so come dire, a molti piace comunque questo mio let's play, quindi per favore mettete il mi piace per farmi capire che vi piace, perché l'altra volta è stato proprio deprimente trovare più non mi piace che mi piace, che poi penso che le persone che mettono non mi piace non vedranno neanche il video fino a questo punto, quindi sì, non con loro è anche inutile parlare, però perché li ho invitati già più di una volta a dire perché non gli piace il let's play di Pokémon Nero. Non lo so, posso migliorare, cambiare qualcosa se non gli piace. Insomma, cercare di cambiare qualcosa, invece così non lo so. Però, se a questo si aggiunge appunto che non ci sono neanche mi piace, la situazione è un po' complicata. Dal mio punto di vista, poi certo mettetevi nei miei panni e prendete tutto con le dovute, ok? Con i dovuti accorgimenti, non intendo che niente di che. Comunque, dai, adesso questo discorso è finito, però era una cosa che mi premeva dirvi. Basta, perché fanno tutti individuo questi Amphezzant. E tranquillo. Io sono Agitat, non tranquillo. Capito? Era una battuta. E quindi niente, basta, mettiamoci bene la sfida contro Comor. Prendiamola al meglio. Semipur fa malissimo, Semipur. Giga assorbimento, idropampata non me lo puoi fare. Servine, sempre Gyarados. Facciamo una compressione, vediamo cosa succede. Schianto, va bene, non mi fa molto male. Difesa speciale, però se lo mi fa schiantare meglio la difesa fisica. Velocità. Vabbè, usiamo un giga assorbimento così mi recupero un bel po' di vita. Guardate quanto male fa Gyarados. Giga assorbimento, forse era un brutto colpo, sì, infatti. Mi sembrava troppo esageratamente male. Comunque, schianto è una delle mosse peggiori in assoluto del gioco, non serve a niente. Cioè, si fa un po' di danno, però fa quel danno a patto di una velocità, di una precisione molto bassa. Insomma, c'è un miliardo di mosse sono meglio di schianto. Ok, aia. Giga assorbimento, ora che mi sono aumentato di molto la velocità, Gyarados è più veloce persino di un Liquid, che è molto veloce. No! Come ha fatto ad essere più veloce? Evidentemente abbiamo lo stesso numero di velocità. Bene, ragazzi, una bella sfida. Sono contento di vedere che entrambi siete migliorati molto come allenatori. Boom. Chi si vede? Sei Nardo il campione, giusto? Ho perso la sfida perché sono troppo debole. Quindi i tuoi complimenti, a dire la verità, mi sembrano fuori luogo. Che antipatico. Non prendertela, ragazzo. Secondo me dovresti rilassarti ed essere contento. Te lo chiedo ancora. Che cosa vuoi fare una volta che sarai divenuto forte? Se diventassi forte, se diventassi il campione, potrei dare un senso alla mia vita. E proverei che sto davvero vivendo. Mi ricordi Marzio?
Avere un modello da emulare è senza dubbio importante, ma ancora più essenziale è sapere che cosa fare con la forza ottenuta, non credi? Ad ogni modo prendi questa. E anche tu. Surf, finalmente! L'aspettavo da non so quanto, infatti mi stavo chiedendo nella mia mente quando arrivasse Surf. Con la mossa Surf è possibile avanzare sull'acqua. Allora, miei giovani allenatori, non dimenticate di considerare anche cosa desiderano i vostri Pokémon. Che cosa voglio fare? Non lo so, e allora intanto diventerò un allenatore forte per farmi apprezzare dagli altri. Avian, la prossima volta vincerò io. Sì, come ogni volta. Ok, scusate per il taglio e andiamo avanti. Sono andato a guarirmi dalla signora Fortunata. Yes. Allora, adesso la prima cosa da fare è insegnare surf a Elizabeth, che ci trasporterà sull'acqua. Allora, surf, sì. Su Elizabeth. Che bello, al posto di Fanghiglia, anche se Fanghiglia lo fa in modo molto forte. Però Fanghiglia fallisce, surf no. Più che altro Fanghiglia è una valida alternativa nelle lotte in doppio. Perché mentre Surf colpisce anche il nostro alleato nelle lotte in doppio, e in triplo ovviamente, Fanghiglia no, colpisce solo gli avversari. Lui è l'allenatore, infatti. Superare la montagna significa superare anche me. Pensi di poter vincere contro Pokémon che hanno compiuto innumerevoli scalate? Ok, siamo contro un finto Serrogen Rowla, ma con un gigastrupimento a vigore, sì, quindi non muore. Gemma forza non mi fa niente. Missile spillo, vai. Gurdur. Andiamo Sagico. Che effettivamente non è a livello ora, è a livello più basso rispetto agli altri, quindi fuoco fatuo, benissimo. Con una frana, guardate, non mi farà infatti molto male. Anzi, mi aspettavo anche un po' meno. Sciagura sconfitto. Va bene, Rinaldo si è stato spodestato. Ok, qui siamo sul Monte Vite. Ditemelo, ecco, qui posso catturare un nuovo Pokémon, vediamo chi è. Non Serrogen Rowla perché già ce l'ho. Quindi fuga. Vabbè, intanto c'è Rafan. Avian. Stavo perlustrando il Monte Vite e non mi aspettavo proprio di incontrarvi. Siete diventati più forti, mi pare. Davvero? Sentite, avete visto il Team Plasma di recente? Io e gli altri capi palestra ci siamo riuniti per capire dove si possano essere nascosti, ma non abbiamo proprio idea di dove si possa trovare il loro covo. Sembra che siano stati inghiottiti dalle fauci della Terra. Forse possiamo solo aspettare il loro prossimo passo. Ma scusate, non sono cose di cui dovete preoccuparvi. È giusto che i bambini pensino soltanto a giocare con i Pokémon. Il Monte Vita è eccezionale. Il mio posto preferito si trova proprio dopo questo passaggio. Ma invece di spiegarvelo a parole, è meglio che lo vediate con i vostri occhi. Vi saluto, ragazzi. Ah, e se volete, allenatevi pure sulla mia montagna. È la sua montagna. Ero pronto ad affrontare qualche altra scocciatura, ma ci è andata bene. Allora, Avion, io proseguo, ci vediamo. Sì, va bene, basta di interrompermi tutti quanti. Adesso voglio catturare un nuovo Pokémon. Qui c'è un altro passaggio? Sì. Allora non catturiamolo lì il Pokémon, ma qui magari. Lui ci sfida? No. Sì, il Monte Vita è molto più bello d'inverno, però siamo in autunno, quindi è molto meno bello. Allora, qui c'è un allenatore. Ok, vediamo se questo Pokémon lo possiamo catturare. Vabbè, insomma, taglierò finché saranno dei Serrogen Rowla. Uffa, però. E sfidiamo questo allenatore. Mariano, benissimo, manda Wubat contro Wubat. Vediamo, voglio provare a fare un surf con Elizabeth adesso che possiamo. No, calmamente, così non lo uccido con un surf. Vabbè. Surf. L'ho distrutto con un brutto colpo, brava Elizabeth. Contro Gurdur, di nuovo Sagico. Fuoco fatuo. Benissimo, vabbè, sembra la strategia è la stessa. Comunque è molto forte ad attaccare, Gurdur ha un attacco altissimo. Boldor, ovvero Serrogen Rowla. Vai, Gyarados. Vabbè, nel Monte Vita non possiamo aspettarci di trovare Pokémon diversi da questi, insomma. Gyarados sale a livello 37. Ok, basta allenare Gyarados, adesso alleno un po' Manny. Sagico in ogni caso ha le statistiche molto alte, quindi anche se è di livello un po' più basso non importa. Ok. Quando è d'inverno comunque è tutto ricoperto di neve. Ed è fantasticissimo. Ok, per fortuna un Pokémon ghiaccio contro Manny che è super efficace sui Pokémon di tipo ghiaccio. Infatti, distrutto Vanillish. Gotorita va bene. Se mi fa adulazione però è un problema, però spero di no. Perché mi leggono nel pensiero? Va bene, allora con una raggio scossa dovrei fargli un po' male. Non gli faccio niente, ma com'è possibile? Quanta difesa speciale ha?
La durazione aumenta di molto l'attacco speciale. Raggio scossa. No, ok, seriamente com'è possibile? Aiuto. Uso una super pozione perché c'è pure la divinazione in giro. Ok, è finito l'effetto di anticura. Ah, come potevo nuovamente curarsi? L'avevo già fatto. Troppo resistenti in Gotorita. Crystal Call, è una mossa speciale di tipo acciaio, però non gliela insegnerò. Perché venne più forte di attacco fisico, non far dimenticare, blocca Crystal Call. Duosion, ok. Preferisco sempre curarmi. Super pozione, per fortuna che le ho comprate quelle poche super pozioni. Raggio scossa, lui dovrebbe fargli un po' più di male, infatti. Raggio scossa, no! Stupido Manny, ha rischiato di morire. Perché fallisce tutto. Pure non ha così poca precisione. Raggio scossa, mi sembra che abbia 90. Psicoshock, aiuto. Ok, raggio scossa. Che fatica allenare Manny ogni volta. Però ce la faremo, tranquilli. Non appena si evolverà sarà molto 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 più forte. Un altro Boldor, ma capita solo Boldor? No, finalmente è capitato un Pokémon che non è Boldor, allora catturo lui. Ovvero Capchu. Yes. Allora, perché sembra un nome molto inglese, Capchu. Vuol dire tipo cubetto di ghiaccio, Chu. Cab sono i cubetti di ghiaccio in genere. Allora, lo catturo e mando Elizabeth per non farmi distruggere, perché è un Pokémon molto forte ad attaccare, Capchu. Cioè, discreto, non troppo forte però. Allora, però non ho modi di fargli male con Elizabeth, quindi vai signora Theodore, con lei sì che ce l'ho. Quindi uso una super zanna, perfetto. Un'altra super zanna. Un'altra super zanna, perfettissima, adesso posso catturarla. Aiuto! Mi ha fatto malissimo. Ultra Ball. Non è stato preso, non ci credo. No, signora Theodore, non andrai giù tranquilla con questo Ultra Ball, lo catturo. Sì, infatti. Quando sta male, la goccia al naso si fa acquosa e le sue tecniche congelanti perdono di efficacia. Pokémon freddo. Vuoi dare un soprannome a Capchu? Sì, non lo so però chi. Qualcuno sempre raffreddato, chi può essere un personaggio sempre raffreddato? Vabbè, insomma, non c'entra niente col raffreddore, ma mi ricorda molto Ghiotto di Amtaro, Capchu. Quindi lo chiamo Ghiotto e poi starà qualche volta male Ghiotto nella serie. Ok, adesso posso attivare super repellente max, anzi meglio, così non mi capitano Pokémon selvatici. Faccio ancora qualche altro passo e poi interrompo la parte perché sta durando un sacco. Pichu Coleottero, benissimo. Iperpozione, benissimissimissimissimissimo. Vabbè, non mi interessa prendere i cumuli di sabbia, poi lo farò in caso fuori dalla registrazione. E c'è un Tro e di sicuro non lascio Manny contro Tro. Vai, Sagico. Penso che non sappia fare mosse non di tipo lotta, Tro, perché sa fare, mi pare, solo mosse di tipo lotta è normale, o almeno quasi. Sciagura, gran fisico, è bene, si aumenta attacco e difesa. Guardate quanto è resistente, ancora gran fisico, ma Sagico distrugge. Bravissimo, Sagico. Manny sarà a livello 37. Benissimo, c'è un'uscita anche di qua, sì. E c'è quest'altro, se è un allenatore lo sconfiggo e poi lo interrompo la parte, sì, ok. Tizio, che sembra strano, ma Tizio effettivamente è un nome. Però non ci rifletto mai su questo, perché non sembra un nome. Allora, Ingra colpo, dovrebbe fare solo mostre di tipo roccia. Ok, bravissimo Manny, brutto colpo. Excadrillo, ok. L'abbiamo già affrontato in una palestra, Excadrill, ma non ero pronto ad affrontarlo qua. Vai Elizabeth. Lacerazione, Excadrill è molto pericoloso, fa dei danni assurdi. Ma Elizabeth riesce a resistere per fortuna. E ce l'abbiamo fatta. Andiamo, voglio sconfiggere ancora un altro allenatore. Ma dov'è? Vabbè, non posso prenderlo questo oggetto. Anche perché non abbiamo fatto molto in questa parte. Polvo stella, benissimo, questa si può vendere a caro prezzo. E mi ha detto uno di voi nei commenti, scusa non ricordo esattamente il nome, ma vabbè, tu sai che sei tu, che a Mistralopoli si possono vendere tutti questi oggetti a un prezzo più caro. Io non lo sapevo, li ho venduti tutti prima. La mia solita fortuna, vabbè dai.
Non importa, allora non dovrebbe potermi sconfiggere in un colpo, quindi Ingra colpo. Amnesia, va bene. Evita l'attacco. Etere lama. Brutto colpo. Ma perché fanno tutti brutto colpo su Manny? Va bene, cambio. E mando... Oh, se Roger Rola. Quello con più vita. In ogni caso non mi fa niente questo stupido Swoobat. Quindi frana. Ok. E Manny sarà a livello 38. E finalmente l'ho fatto per questo. Ho continuato... Per un po', per questo, per far evolvere finalmente Manny. Che cosa bellissima. Finalmente anche lui raggiunge una forma un po' più forte, perché finora è stato un po' più debole rispetto agli altri. E diventa un ingranaggio un po' più grande. Gli si aggiunge, poi gli si gira una faccia, ma poi è lo stesso di prima in pratica. Ma Klang è molto più forte di Klink, perché ha delle statistiche più forti, appunto. Quindi controlliamole e poi interrompo la parte perché sta durando tanto. Allora, dov'è? Qui. Guardate, è una difesa comunque molto alta, nonostante la natura gli abbassi la difesa. Gli... Più o meno, vabbè, sì, non è proprio questo il modo giusto di dire. L'attacco speciale pure è molto forte, questo è positivo. Ha delle statistiche molto bilanciate, difesa speciale è molto forte. Di velocità potrebbe essere un po' migliore, ma... Ma va bene, poi quando si rievolverà, perché si ha tre evoluzioni la linea evolutiva di Klink, sarà ancora più forte. Raggio scosso, sotto carica, va bene. Molto molto forte. Vediamo però sempre Gyarados è più forte di attacco speciale della squadra. Sì. Allora ci vediamo nella prossima parte di Pokémon Nero, in cui spero che finiremo di esplorare il Monte Vita. Mi occupo solo di questo in pratica, non lo so, però vedremo. Mi raccomando, ditemi nei commenti qual è il vostro Pokémon di tipo... Facciamo roccia perché siamo nel Monte Vita. Il vostro Pokémon di tipo roccia preferito. Il mio è... Vabbè, Omastar, credo sì. Omastar. Però Omastar è anche di tipo acqua, quindi non lo so. Solo di tipo roccia, Sudowoodo. Mi piace un sacco. Quindi ditemelo nei commenti. Mi raccomando, mettete mi piace anche per quel discorso che ho fatto all'inizio parte, a cui tengo molto. Ma l'avreste dovuto già fatto... L'avreste già fatto, dovuto fare all'inizio. Sì, io so parlare l'italiano. E grazie comunque se l'avete fatto. Grazie a tutti per seguire sempre questo Let's Play. E basta, spero che vi piaccia.